Ben ritrovate cari amiche del Cantiere delle Donne, 19ª edizione dei nostri telegiornali. Dunque, in apertura questa settimana, intanto vi informiamo del bonus famiglia 2020, aiuti dunque alle mamme e al papà, ma anche novità per quanto riguarda l'assegno unico 2021. E a proposito di mamme e papà, Alessia da Canale ha intervistato per noi Gianfranco Iorizzo, che è un ginecologo e che ci ha parlato della gravidanza durante il Covid, del periodo che abbiamo appena appunto passato, un periodo particolare in un momento particolare. Sentiamo che cosa ci ha detto l'intervista allora. Ora salutiamo il dottor Gianfranco Iorizzo, che è medico specialista in ginecologia e ostetricia, consulente del Ministero della Salute e responsabile del servizio di medicina prenatale dell'ULSS 6 Eugane di Padova. Senta, dottore, partiamo proprio dal titolo. L'ho detto con il punto di domanda. È una dolce attesa comunque, anche in questo periodo così di incognita? Ma sì, assolutamente sì. Cioè, anche nel momento di crisi massima, quando un po' prima che decidessimo il lockdown e queste misure del Ministero della Salute un po' caotiche all'inizio, cioè non è assolutamente controindicato affrontare una gravidanza. Cioè, di quelle affette da Covid, quindi sintomatiche, un terzo hanno sviluppato la polmonite. È effettivamente pericolo anche per il feto di poter entrare in contatto con questo virus. Il feto ad oggi non abbiamo trovato nessuna dimostrazione che pa abbia pa passi davvero la placenta, cioè non abbiamo una dimostrazione consolidata. È ovvio che è difficile pensare che un virus non passi, ma sta di fatto che nel liquido amniotico dei pazienti sintomatici, quindi è stata fatta emergenza per cercare il coronavirus, non l'hanno trovato. Quando uno affronta la gravidanza vanno fatti i regolari esami del sangue, il gruppo, la toxo, rosolia, gli esami di routine, la glicemia. Normalmente, poi la paziente ha febbre, perché adesso abbiamo tante febbri da condizionatore, no? D'aria condizionata. Quindi se io ho la febbre non è che devo fare il dramma, noi riceviamo delle mail, ho la febbre, devo venire in terapia intensiva, no, prenditi la tachipirina, no? Uno prende, prima prende la tachipirina, se passa non sarà stato questo benedetto coronavirus, se non passa poi noi abbiamo gli esami del sangue, abbiamo scoperto che facendo l'ossimetria, cioè controllando la saturazione dell'ossigeno, possiamo capire l'origine. Se è o meno da coronavirus. Quindi Un altro capitolo che sicuramente ci farà affatto discutere è dove andare a partorire. io quello che dico alle mamme che incontro anche spesso, adesso gli incontri sono in web, voi chiedete al vostro ginecologo prima di partorire, fatevi una serie di domande, cosa che noi non siamo riusciti a ottenere, cioè la popolazione deve chiedere. Ma c'è il ginecologo H24 di guardia in questo ospedale? Sì o no? Se c'è l'ostetrica di guardia H24, c'è l'anestesista, c'è il pediatra, devi sapere che il pediatra è quasi inesistente. Poi dovete chiedere, c'è la terapia intensiva? Ci sono le sacche di sangue? E il laboratorio analisi mi può fare un emocromo in 20 minuti? Sì, non è come io chiederei alle mamme di essere dirette, come vengono da me e mi chiedono, ma tu quante procedure hai fatto? Sì, cioè se volete diventare mamma, io vi chiedo una cosa, tanto le mamme ormai sono più avanti, sono multitasking, perché ogni norma, ho avuto la fortuna di scrivere quasi tutte queste norme, ma ogni norma scritta è uscita quando la mamma era già più avanti, perché le donne sono più avanti sempre, non c'è niente da fare. Quindi noi non riusciamo a stare lì dietro con le norme che quelle sono già. Allora, voi andate sul nostro sito salute.gov, che è il sito del Ministero della Salute, e andate in percorso nascita, comitato percorso nascita. Abbiamo una serie di video, gli 8 passi, tutto. Vi dirà: non bevete, non fumate, assumete l'acido folico, fate gli esami del sangue. Sono 10 anni che diciamo alle mamme: vaccinatevi per la pertosse al 7° mese, perché se uno subisce, prende questa infezione neonato da pertosse, è molto pericolosa, non è il corona, quella è la pertosse pericolosissima. Non abbiate paura del coronavirus, non abbiate paura, perché il coronavirus che ci ha selezionato davvero moltissimo, ma non selezionerà l'evoluzione della specie. Ad una riunione un gruppo fantastico di colleghe, sono tutte donne, sono l'unico maschio, e sono educatissime, spiegano benissimo ai pazienti e io sono molto orgoglioso perché loro trasmettono, cioè la medicina delle parole conta di più che saper curare. Quindi questo modello qui deve essere un modello assodato oppure bisogna cambiare mestiere.
Continuiamo ad occuparci di bullismo, la correlazione tra bullismo e l'insorgere di malattie sia di tipo organico che psicologico. Ci sono due studi che supportano questa teoria e pensate che la ricerca ha dimostrato che il bullismo in una vittima può causare la diminuzione delle dimensioni di alcune aree del cervello. Sentiamo Chiara Vergani. C'è una correlazione fra bullismo e l'insorgenza di patologie di tipo organico e psicologico. Lo dimostrano due importanti studi. Il primo è stato effettuato al King's College di Londra, capitanato dal professor Quinlan. Ha condotto un'indagine che ha coinvolto 682 ragazzi. I soggetti sono stati monitorati in tre momenti diversi della loro vita, a 14 anni, a 16 e a 19 anni. Subito si è visto che sono stati evidenziati 36 casi di bullismo cronico. Successivamente i ragazzi e le ragazze sono stati sottoposti a scansioni cerebrali e a uno studio sui livelli di ansia, iperattività e depressione. La ricerca ha dimostrato che essere vittima di bullismo causa una diminuzione del volume di alcune zone del cervello, in particolare di due aree che formano lo striato dorsale e che tendono a restringersi come conseguenza delle prepotenze, delle aggressioni subite. Mette in luce le conseguenze del bullismo sul cervello delle vittime, cioè come gli atti di bullismo portino a un cambiamento nel cervello delle vittime stesse, causando un'esposizione alla possibilità di incorrere in disturbi mentali. Il dottor Copeland della Duke University Medical Center del North Carolina ha condotto il secondo studio associandosi ai docenti e ai ricercatori di altre importanti università americane. È stata effettuata una larga ricerca su 1.400 individui, uno studio a carattere longitudinale che è durato per più di 20 anni. Sono stati monitorati in tre periodi diversi della loro vita, l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza. I ricercatori hanno anche raccolto dei piccoli campioni di sangue per esaminare i fattori biologici, perciò hanno misurato la proteina C-reattiva, il PCR, che è un marker di infiammazione e fattore di rischio per problemi di salute. I livelli di PCR sono influenzati da una varietà di fattori di stress, tra cui anche un'alimentazione non sana, l'assenza di sonno, alcune infezioni, ma con questo studio è stato scoperto che sono anche legati a fattori psicosociali. Controllando i livelli di PCR preesistenti nei partecipanti, quindi anche prima del coinvolgimento nel bullismo, si ottiene una comprensione più chiara di come il bullismo possa cambiare la traiettoria dei livelli di PCR. I dati evidenziano dunque uno stretto legame fra esposizione al bullismo e innalzamento dello sviluppo di patologie. E ora vi parliamo di un libro scritto da una donna palermitana sotto pseudonimo, per non farsi appunto riconoscere, dove racconta la condizione lavorativa della donna oggi, la posizione lavorativa e come conservarla senza subire prevaricazioni, insomma, a volte dove le situazioni sono davvero complicate. Micaela Fagiani l'ha intervistata per noi, vedrete di spalle, con la voce appunto contraffatta per non farsi riconoscere, perché appunto questa donna teme delle ritorsioni. Sentiamo tutta l'intervista. Allora, ben trovata a Katia Manfredi, autrice di Petrolio Bollente. È una nostra amica che vediamo di spalle. Lei mi ha contattato dicendo: ho scritto questo libro che racconta proprio della condizione lavorativa femminile odierna e proprio per questo motivo è girata. Faccio spiegare a te, Katia, ricordando che Katia Manfredi è uno pseudonimo
proprio per il motivo per il quale tu sei di spalle e non ci stai facendo vedere il tuo volto oggi. Esatto, esatto. Intanto buongiorno a tutti. Io diciamo, pur non essendo un romanzo compromettente, in realtà preferisco restare nell'anonimato perché il romanzo tratta degli argomenti un po' delicati che anche guardano il delicato equilibrio tra il profitto di alcune aziende e il rischio sul lavoro. E oltre ad aspetti anche discriminatori, quindi ripeto, pur non essendo una storia diciamo reale basata su eventi realmente accaduti, comunque affronta tematiche un po' delicate. Per questo motivo preferisco rimanere nell'anonimato, quindi non espormi. Diciamo che può essere una storia verosimile? Assolutamente sì. Assolutamente sì, è diciamo un rivivere una quotidianità di eventi in vari settori, nel settore industriale in particolare, e credo che questa sia la storia alla fine di molte donne che si ritrovano anche leggendo il romanzo probabilmente in episodi simili vissuti alla stessa maniera, nel tentativo diciamo di affrontare una realtà di regole già fatte e fatta anche di pregiudizi, e quindi in questo tentativo di combattere questa situazione molte donne sicuramente si ritroveranno. È la storia di una protagonista che è una donna ancora giovane, quindi che si sta formando, quindi con le idee, con tante idee in testa, ma che si ritrova ad affrontare questo mondo che è diverso da come lei se lo immaginava. E poi anche perché diciamo che porta, è come se fosse un viaggio verso territori sconosciuti, quindi di ferro, di fuoco, fatto di tubi, di valvole, gente che magari non ha mai sentito parlare di queste cose, potrebbe essere interessante, ecco, immergersi in questo mondo, anche perché la TV preferisce solo poliziotte e dottoresse, ingegneri niente. e poi infine perché è una storia di coraggio. Nel senso che è un modo per riscoprire come affermare le proprie idee sempre, anche quando è scomodo. Pur, diciamo, ovviamente io per scrivere questo romanzo mi sono ispirata anche a dei vissuti direttamente o indirettamente, anche se, ripeto, è frutto della fantasia. Però, come è scritto sulla quarta di copertina, Katia Manfredi aspirerebbe a diventare una scrittrice vera e propria, ma ribadisce che, pur essendo, diciamo, avendo creato questa eroina, sfortunatamente non è lei la protagonista, quindi non è una biografia, perché non è né così affascinante né così intelligente come l'eroina del romanzo. Allora, noi ti ringraziamo intanto per averci dato questa testimonianza, per aver lanciato il tuo libro che provvederemo a leggere. Noi speriamo di averti con noi anche deviso al tuo secondo romanzo, diciamo così? Io guarda, se sicuramente se riesco a vendere 1 milione di copie, sì, direi che mi potrei anche esporre. Ancora spazio alla salute della donna. La scorsa settimana la dottoressa Cinzia Polo, ginecologa, ci ha parlato della osteopenia, ovvero della perdita di massa ossea durante il periodo della menopausa. Questa settimana invece ci parlerà della sarcopenia, ovvero della riduzione della massa muscolare. C'è qualcosa che si può fare? La dottoressa ci darà tutti i consigli utili. Sentiamo. Ma in parallelo all'osteopenia abbiamo anche la sarcopenia. Che cos'è? È la perdita di massa muscolare correlata al fatto che se abbiamo dolore tendiamo ovviamente a muoverci di meno, e spesso le donne in sé per sé non fanno attività fisica con regolarità, e non a caso infatti in medicina si parla di sistema muscoloscheletrico. Perché? Perché sarà importante non sottovalutare il lavoro di sostegno dei nostri muscoli. Infatti, mantenendo una buona attività fisica, non solo il sostegno delle nostre ossa sarà maggiore mantenendo una buona forza muscolare e un maggior sostegno al nostro scheletro, ma le nostre ossa manterranno una maggiore elasticità mantenendo un buon movimento fisico. Quindi l'attività fisica costante sarà fondamentale in menopausa, oltre che il fatto che ci fa indubbiamente bene all'umore. E inoltre sarà bene introdurre con regolarità un fabbisogno idoneo giornaliero adeguato di
di calcio, che è circa 800-1000 mg di vitamina D. La vitamina D, il fabbisogno giornaliero è variabile dalle 400 unità alle 1000 unità a seconda della presenza o l'assenza di fattori di rischio o addirittura di deficit. Quindi la vitamina D andrebbe sempre dosata con idoneo prelievo di sangue. E, ai quali, oltre al calcio e alla vitamina D, potremmo aggiungere altre sostanze come la vitamina K2, come il magnesio, come il silicio, quindi oligoelementi importanti per la prevenzione della perdita di massa ossea. Ovviamente stiamo sempre parlando di prevenzione, perché quando siamo di fronte a un'importante perdita di massa ossea e soprattutto una perdita progressiva documentata, dovremo ricorrere a terapie specifiche per impedire il riassorbimento osseo e non limitarci a continuare solamente ad assumere la vitamina D. Vorrei inoltre ricordare che anche le articolazioni sono decisamente molto sensibili alla carenza estrogenica. Perché? Perché sono piene di recettori per gli estrogeni. Infatti l'artrosi compare in menopausa e si presenta di 3 volte di più rispetto agli uomini. Inoltre è da non sottovalutare il fatto che vi può essere una storia familiare di artrosi che andrà conosciuta perché tenderà a manifestarsi e a peggiorare con la menopausa, ma che può essere prevenuta o bloccata con un idoneo ripristino estrogenico. Quindi, come sempre, vorrei concludere con l'esortazione a prestare attenzione a tutti i segnali che ci manda il nostro corpo laddove è possibile. E per quanto riguarda le manifestazioni silenti, bisognerà fare prevenzione con un adeguato stile di vita, sottoporci circa un anno dalla menopausa, quindi da ultima mestruazione, a una densitometria di ossea, spinale e femorale, ovvero sia la MOC, per monitorare la densità di massa ossea, la cui perdita può essere anche importante nei primi 5-6 anni dalla menopausa, ma che con i giusti accorgimenti potrà essere sicuramente corretta. Ciao a tutte! Carla Favarin, un'impresa tutta al femminile, appunto che si chiama Grani Antichi Corte Assunta. Carla torna in campagna dopo 30 anni, prende le redini dell'azienda che erano state della famiglia e tutta al maschile e decide di portare avanti la sua impresa dei grani antichi, però vuole fare di più, li vuole trasformare probabilmente come solo una donna sa fare. Ascoltiamo, l'intervista è di Antonella Benanzato. Carla Favarin, un'impresa tutta femminile, quella di Grani Antichi Corte Assunta. Come è nata questa idea? È nata, dopo 30 anni ritorno in campagna nell'azienda dei miei, che prima era completamente maschile. Ho ereditato questa azienda, io e mia sorella, e un'altra che purtroppo non c'è più e che gli ho dato il nome Assunta, l'azienda, e mi invento questi grani antichi. Volevo un'azienda ecosostenibile, prodotti sani, è un prodotto buono, però il problema anche più grande è che tanti stanno facendo grani antichi, ma nessuno li trasforma. Allora faccio di più, trasformo macina pietra e laboratorio di panificio e pastificio. Però, ma dove si trova esattamente? Esattamente si trova nel comune di Corezzola, è una frazione di Conca d'Albero, in aperta campagna. Quindi siete anche in un'atmosfera un po' fatata. Sì. Raccontami un po' allora questo progetto, raccontami questi prodotti che sono molto sani, mi dicono, e anche molto buoni. Sono molto buoni, sì. Allora, i grani antichi sono dei grani che si usavano una volta, usavano i nostri nonni. Oltretutto, li usavano il seme. Io cosa faccio? Non compro neanche il seme e non tratto. Sono grani che sono stati eliminati dopo la Seconda Guerra Mondiale perché producevano poco e poco glutine. E per cui diciamo, con l'avanzamento dell'industria volevano un prodotto più stabile e che producesse di più e più glutine. Ma al giorno d'oggi sappiamo benissimo con le farine parecchi agenti intolleranti. E si è ritornate a questi grani, per cui abbiamo molto meno glutine, un prodotto più buono e sano. Però mi sto rendendo conto anch'io che è un prodotto, una farina abbastanza, come si può dire, ballerina perché va con il tempo. Ecco, una cosa interessante. Anche il grano è come il vino, ci sono dei periodi degli anni annate che sono più buone, annate che sono meno buone. Cosa faccio io? Produco del pane che dura anche un buon po' di giorni, produco la pasta, pasta fresca, pasta secca, biscotti, tutte le cose che si fanno con la farina, insomma, se uno ha una fantasia ne può fare di prodotti e vendo anche la farina. Attualmente faccio dei mercatini del contadino, faccio parte tra l'altro anche di Donne in Campo CIA.
e vendo anche dei negozi, dei piccoli negozietti, e collaboro con dei ristoranti. Il nocciolo duro dell'impresa siete donne? Sì. In quante siete? Adesso attualmente siamo io e mia sorella, e poi ho la, come si chiama, quella che fa la pasta, che è una donna, e dopo ho due persone esterne che sono uomini. Preferisco lavorare sempre con donne, perché abbiamo un'energia in più, non ci fa paura di niente. Noi donne non ci spaventiamo mai, e quindi Carla Favarin e i Grani Antichi di Corte Assunta sono un esempio di imprenditoria femminile che funziona. E questo è un esempio importante per noi del Cantiere delle Donne. Allora, io ti ringrazio, Carla, del tempo che ci hai dedicato, che purtroppo è tiranno, e spero di incontrarti nuovamente, anzi di venire ad assaggiare i tuoi aperitivi nel campo. Grazie infinite, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Cari amiche del cantiere, dunque siamo arrivate alla fine di questa edizione del nostro telegiornale, 19 edizioni, dunque quasi 5 mesi insieme a voi, è stato un vero piacere, però non finisce qui perché l'appuntamento con l'informazione torna la settimana prossima con tanti servizi e tante curiosità. Grazie ancora e arrivederci a tutte.